Buongiorno a tutti ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo e velocissimo video. Sono qui per l'ultimo dei tre video che vi porto a tema dei mini Funky Pop di carta. Funko Pop di carta, i personaggini di Fortnite, ragazzi. Abbiamo fatto prima la Ghoul e poi Boccaccia e oggi vi porto, se non li avete visti, la I in alto a destra, mi raccomando, cliccatela, ve ne lascio uno dei due e l'altro comunque lo trovate sul canale. E in mezzo ai video, uno degli ultimi video comunque, se non l'ultimo. E questo è invece il corvo, quello che vi porto oggi. Come sempre, il PDF ve lo lascio sul canale Telegram, quindi link in descrizione per entrare nel Telegram. È aperto a tutti, ragazzi, tutti possono entrare. Vi lascio il PDF, mi raccomando, tranquilli che quando ve lo stampa vi fa qualche bug del genere che non vi fa leggere, cioè, ma non serve a niente, ragazzi, tanto dovremmo poi ritagliare come sempre tutte le varie parti. Ci sono tutte le parti da ritagliare, mi raccomando, forbici ve le consiglio con la punta, che così riuscite a fare bene i tagli. E poi servirà semplicemente una colla come le altre volte. Quindi, se non avete già visto, andate a vederli, che sono semplici semplici, che sono molto belli, ragazzi. Io non so cosa ne pensate, ma secondo me sono fantastici. E oggi vedremo come esce e come viene il nostro corvo. Ragazzi, il nostro corvaccio skin di Fortnite. Speravo che ne facessero uscire altri Epic Games, ma questi sono quelli che ci ha dato e questi sono quelli che faremo. Quindi io nel frattempo taglio tutte le parti e ci spostiamo con la cam sulle mie mani per vedere bene cosa faccio, come lo faccio e perché lo faccio, nel dubbio, anche il perché. Spostiamoci, prima taglio però. Ed eccoci qua ritrovati con tutti i nostri bei pezzi ritagliati. Quindi ora, seguendo le istruzioni, si va a montare tutto quanto. Le istruzioni sono facili e sono nel PDF che trovate sempre sul Telegram, è tutto un pezzo unico. Ma prima vi devo dire una cosina che è leggermente diversa dagli altri due esemplari che abbiamo fatto precedentemente nei precedenti video. C'è una caratteristica in più, che è questo pezzo qua da ritagliare, che vi chiede, come, cioè vi chiede, vi facilita il lavoro, che se voi lo piegate in due sono perfettamente simmetrici e quindi riuscite a tagliarne uno, diciamo, al prezzo di due, quindi vi facilita molto molto il lavoro. Comunque nelle istruzioni trovate tutto quanto e direi di partire ad assemblare il tutto. Si parte con la casetta, che sarebbe la testa, che dovrebbe essere proprio questa qui. Quindi pieghiamo le alette, come abbiamo fatto anche negli altri video. Qui ho dimenticato un pezzettino a tagliare, lo taglio subito. E mi raccomando, tagliata anche ad esempio qui perché si deve piegare. Pieghiamo tutti i punti dove va piegato, che sono queste linee grigie, e poi incolliamo il tutto. Quindi partiamo. Ok, testa montata, quindi ora, senza indugiare, senza andare oltre, direi di montare la parte sotto, che è un pochettino più complicato. Direi che nel complesso, vedendo tutti i pezzi che ci sono da montare, sembra quello un pochettino più complicato e forse ho fatto bene a sfruttarlo come ultimo dei tre già fatti, gli altri due sono già fatti. Quindi direi di passare al punto 2, che dice semplicemente di collegare con H6, con H, ragazzi, cavolo, H7 è battaglia navale. Eccolo qua, H è questo, ma prima mi sa che in mezzo ci vuole, esatto, sì, siamo già al punto 3, mi sa che in mezzo ci vuole questo componente qui, che adesso vediamo un attimo di capire come va assemblato senza fare pasticci. Ho già perso un pezzo, non lo trovo più. Perfetto, vediamo un attimino se riesco a trovarlo. Ok, era girato al contrario, a posto. E niente, vediamo un pochettino se riesco ad assemblarlo. Allora, qui li pieghiamo, pieghiamo tutto quello che c'è da piegare e procediamo con assemblarlo con la nostra testolona. Ok, dopo svariati tentativi penso di aver capito come si assembla. Direi che così, quindi vi consiglio di mettere un po' più di colla, soprattutto tra le punte, per non farle distaccare, ma noi lo teniamo così, dai, che è carino lo stesso e ce lo facciamo andare bene. Se ho sbagliato, scrivetemelo nei commenti, secondo voi come doveva andare. Potrei aver sbagliato, molto probabilmente, però
Oh, raga, è la prima volta che lo monto anch'io insieme a voi in diretta, quindi non è che me lo sono studiato prima. E soprattutto non mi ricordo come era fatta bene la skin del corvo, a differenza delle altre due che me le ricordo bene, bene, bene. La skin del corvo è un po' che non la vedo e non mi è rimasta in testa. Quindi, dopo aver fatto sto specie di cagatina, facciamo il corpo, quindi assembliamo il corpo che è questo qui. Ok, quindi pieghiamo tutto e direi che se non ci sono particolari dubbi facciamo un bel timelapse tutto assieme. Vi ricordo che le braccia, che sono queste due, le due A, i due arti superiori saranno quelli un pochettino più difficili con le mani grosse, perché vedete hanno tutte le linguette molto piccine, un sacco di pieghe difficili e direi di procedere col corpo e il resto non dovrebbe essere tanto difficile. Abbiamo la cintura davanti e pezzettino che va dietro e il resto non dovrebbe essere tanto difficile, ripeto. Quindi pieghiamo tutto, incolliamo e speriamo di non trovare altri problemi. Corpo assemblato è quello con un po' più pieghe particolari di tutti e dopo le braccia naturalmente, quindi andiamo a collegare corpo e testa e direi che non ci sono più veramente altre cose da dire, quindi colleghiamo corpo e testa sperando che sia così. No, è così, se non erro. La cintura davanti, dove cavolo ha la cintura? Non c'ha la ah, il taschino, quindi così ragazzi, col taschino davanti e la F davanti, lato B. Sempre il nostro caro e vecchio amico, lato B, quindi dietro. Mi è morta al volo la batteria, l'abbiamo cambiata velocemente, comunque ho fatto i piedini, adesso li assembliamo e poi passiamo alla cintura. Mi raccomando, cerchiamo di non fare lo stesso errore che ho fatto nel precedente video. Mettiamo prima la cintura e poi braccia e copribraccia. Questo qui è anche il copribraccia, quindi L1 con L1 e L2 con L2. Andiamo. Ok, personalmente penso che le braccia siano quello in cui sono venute meglio, a parte qualche difettuccio. Penso che veramente tra tutti e tre forse è quello un pochettino più ben fatto. E ultimo pezzo, non meno importante, i coprispalle, che è l'unico dei tre ad avere questi dettagli qua. La gu, diciamo che era quella più semplice, questa qua aveva un paio di dettagli in più e questa invece ce n'ha tantissimi rispetto agli altri due. Quindi vi consiglio di andare nell'ordine in cui ho fatto uscire i video, perché è dal più semplice al più un pochettino più difficile, ragazzi, se volete farlo. Molto, molto interessanti sono, ragazzi. Coprispalle montati, devo dire che viene veramente, veramente bene, ragazzi. È veramente, veramente carino. Spero che anche voi la pensiate così. Quindi un bel like per il corvo. Noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando andate a vedere anche gli altri due video, gli altri due oggetti, molto molto carini ragazzi, e ditemi nei commenti quale dei tre vi piace un po' di più. Io spero che vi sia piaciuto e se avete da consigliarmi altri oggetti del genere ve li porto volentieri in un video e continuiamo così la serie di questa tipologia di oggetti con la carta, ragazzi. Buona continuazione a tutti, vi aspetto anche in live su Twitch per i regali dallo shop. E ciao ciao!